una classica di fine stagione agonistica. Sette, come le edizioni che da diversi anni ormai aprono il sipario del piccolo teatro comunale di Paternò. Anche per la conclusione dell'annata 2022-2023, un ricco parterre di premiati, una folta platea e molti contenuti che ripercorrono un anno di calcio e di sport siciliano nel segno dei vincitori. Awards of Football Stars ha celebrato la settima edizione venerdì 16 giugno, scandendo i ritmi del successo dentro una manifestazione, come sempre organizzata dal patron Carmelo Licciardello e coordinata dall'esperto e affiatato staff. A lui il classico saluto iniziale, insieme a quello istituzionale del sindaco Nino Naso, accompagnato dai ringraziamenti per l'intera amministrazione comunale di Paternò, per il presidente dell'ARS Gaetano Galvagno e per gli sponsor che hanno contribuito in maniera incisiva alla riuscita dell'evento. Ed ecco i protagonisti sul palco, a cominciare dai club freschi di salto di categoria, Nuova Igea Virtus e Akragas, che hanno coronato l'ambito sogno di ritornare in Serie D dopo le vittorie dei rispettivi gironi di eccellenza siciliana da primi della classe. Consegna premi affidata al main sponsor dell'award, Marco Tripoli dell'azienda Il Girasole. Conferimenti per società e, come da tradizione, per i rispettivi tecnici Pasquale Ferrara e Nicolò Terranova. A proposito di eccellenza, le vincitrici dei quattro gironi di promozione, Folgore Castelvetrano, Geraci, Messana e FCM Mister Bianco, premiate dal responsabile comunicazione della manifestazione, Rosario Sortino. Vincitrici che, in un secondo momento, hanno incassato un altro riconoscimento attraverso i rispettivi allenatori che rispondono ai nomi di Giovanni Messana, Gaetano Mirto, Gabriele Patti e Gaetano Di Mauro. Dalla prima categoria i premi per Realaci e Caggi approdati in promozione. E a proposito del club dell'Alcantara e del decano goleador Cristian Barrica, una delle specialità dell'Awards, il premio ai bomber assegnato anche a Santo Salerno della Castelluccese e ad Antonino Carbonaro, sempre lui, un anno dopo e sempre col bianconero della Leonzio. Alla Catania un quadruplo riconoscimento legato alla vittoria della Serie D e al ritorno nei professionisti. A una figura di lunga e vincente esperienza come il direttore sportivo Antonello Laneri nell'ambito del miglior dirigente sportivo 2023 e a livello di squadre, alle vittorie dei team giovanili Under 17 e Under 15, laureatisi campioni provinciali. Nell'ambito del miglior allenatore siciliano 2023, un pensiero al tecnico del Potenza Giuseppe Raffaele, del Sicily Awards 2023 alla Paternese Emanuele Pecorino, in forza alla Juventus Under 23, mentre un premio è stato assegnato alla nazionale siciliana, da poco costituitasi nel segno della rappresentanza calcistica della nostra isola e già protagonista in diverse manifestazioni che anticipano l'estate. Sin qui squadre e protagonisti del dilettantismo in campo, ma l'Awards of Football Stars è da sempre una festa dello sport dalle numerose specialità, dal premio Lady Awards assegnato a Wanda Costantino, segretaria del Comitato Regionale Sicilia della Lega Nazionale Dilettanti, a quello alla carriera per l'ex arbitro Rosario Lobello. E i riconoscimenti in memoria di Turi Vadalà, consegnato al professor Lino Gurrisi, delegato FIGC Catania, e di Vincenzino Del Vecchio, ideato dalla Gazzetta Rossa Azzurra, presieduta da Vincenzo Anicito, che ha premiato il calciatore di Legia Virtus Maurizio Dall'Oglio. Alla stampa, riconoscimento per il giornalista Nunzio Correnti, e a proposito di informazione sportiva, ecco il premio ideato dallo Sportweb per il preparatore portieri del Siracusa, Graziano Urso. Il momento più atteso, quello riservato proprio sui titoli di coda, l'assegnazione del Pallone d'Oro siciliano 2023, a conquistarlo Desiderio Garufo, calciatore dell'Akragas, che ha vinto la concorrenza su Lucas Hidoyaga della nuova Igea Virtus. Dopo tantissimi anni mi sono avvicinato a casa, dopo tanti anni di professionismo, tante vittorie, nove campionati in carriera, ora ricevere questo riconoscimento, avendo vinto il campionato, soprattutto nella squadra dove sono cresciuto e della mia città, è un motivo di grandissimo orgoglio. Ti va una dedica per questo premio? Volevo dedicare a mia moglie e a mio figlio. Io sono felice perché, a parte dico il signor Licciardello, ci conosciamo
da tanto tempo e ha valutato tanto il mio interessamento alle società. Ho voluto sempre stare vicino alle società, dare una mano, e questo mi ha fatto tanto piacere, tant'è che ho riconoscimenti come questo, abbracciando un grande progetto del mio presidente Morgana, di cambiare il calcio, insomma, di rendere un calcio migliore, anche con l'aiuto di una donna che sicuramente può solo ingentilire e comunque dare una mano sicuramente a far più bello il calcio. Da Presidente del Consiglio e da main sponsor che ogni anno faccio questa manifestazione, devo dire complimenti grandi a Carmelo Ricciardello, che è il patron della manifestazione, perché sceglie la città di Paternò, che è anche la sua città, per omaggiare a chi si è distinto nell'anno calcistico, i giocatori siciliani e non. Come ho già detto, è un onore ricevere questo premio, perché comunque sono sempre un ragazzo come i ragazzi che c'erano qui oggi, quindi per me è un orgoglio. Spero che, come ho detto in precedenza, questi ragazzi non mollano mai per arrivare al proprio obiettivo. Stare in un club come la Juve è una cosa stupenda, è un sogno che si avvera, e questo sogno non devo far sì che smette, devo incrementarlo per arrivare al mio obiettivo finale. È stato un premio inatteso, è bellissimo, perché la location è importante, perché il premio è importante, e soprattutto quando a decidere un premio una commissione di colleghi sportivi, esperti, appassionati di calcio, quindi credo che sia davvero motivo di grande orgoglio. Se a comunicarmi il premio è la persona che mi ha trasmesso poi l'amore per il calcio dilettantistico, e quindi Franco Anastasi, ha valenza doppia, no? Infatti lui stesso al telefono ha detto, dice, ma veramente? Poi chiaramente sul palco, oltre a dedicare a mia moglie gli effetti familiari, perché sai benissimo che quando tu svolgi l'attività di giornalista siamo senza orarie. Adesso è un'altra vita, faccio comunicazione, svolgo attività con la FIGC, con la ragazzini, con diverse altre realtà. Ma ritengo che, insomma, non potevo non dedicare il premio a Santo Palma, perché mi voleva bene, avevamo un rapporto anche personale, e perché mi ha sempre stimato come giornalista, perché, insomma, è stato sempre così, e quindi mi sono sentito in dovere di farlo, perché credo che oggi la mancanza sua anche in questa platea si sentisse. Quando si va in giro, si rappresenta la propria identità, come ho detto prima, le proprie radici. Le radici sono qua, e quando riusciamo ad esportare valori positivi, perché i valori dello sport sono sempre positivi, che se ne dica, perché spesso è molto conveniente agli altri, specialmente ai mediocri, di appiccicare delle etichette che noi abbiamo sempre ripudiato, e adesso le nuove generazioni ancora meglio, ancora di più. E quindi questo è... Non c'è bisogno di riscatto, perché noi non abbiamo bisogno di alcun riscatto. Abbiamo le menti più prolifiche nell'arte, nella cultura, nel giornalismo, nella letteratura, nel cinema. Quindi dobbiamo soltanto avere coscienza dei nostri valori, senza occuparci o preoccuparci minimamente di quello che possono dire gli altri. Perché spesso è molto conveniente, molto più facile di screditare gli altri, perché si vedono negli altri delle cose che alcuni non riescono a raggiungere.